È stato un autunno-inverno pieno di sorprese, non solo per il clima che ci ha regalato giornate calde e soleggiate fino a ottobre inoltrato, ma anche per la moda che ha saputo tradurre in outfit tutta la nostra voglia di colore, tra rossi, verdi, tanti fucsia e molto altro. Così, tinte bold e colori saturi hanno sfilato per le strade delle nostre città, alternati a nuance più classiche e rassicuranti come il nude, il grigio, il marrone e l'immancabile eleganza del nero, che è tornato a far da padrone sulle passerelle dal Locouture al Prêt-à-Porter. E se già da quest'estate il nuovo pantone rosa pensato da Pierpaolo Piccioli per Valentino e già soprannominato PP Pink aveva riportato in vita la tendenza anni 90 di vestire ispirandosi alla bambola più famosa del mondo, la Barbie, anche il guardaroba maschile per la stagione fredda si tinge di rosa. E quello femminile gioca contrastando il nuovo colore con il verde e il rosso, così come proposto da Donatella Versace e Chanel. Condividere il ruolo di protagonista con il nuovo rosa shocking anche il rosso classico, che diventa ora simbolo dell'eleganza e della seduzione secondo Moschino. Accessorio grintoso sulla passerella di Dolce Gabbana, un richiamo al new punk nei capi in tartan di Marine Serre. O ancora, complementare a colori più cupi nei maglioni patchwork di Alexander McQueen. Nella lista dei colori must have dell'autunno-inverno 2023 c'è anche il verde in tutte le sue sfumature, dall'accessorio al total look. Così il colore più temuto dai pittori rinascimentali oggi è il più amato da star, social media e moda. E se precursore del total green è stata Bottega Veneta, nella scorsa stagione Chanel, nella collezione Alta Moda, lo ha riproposto in varie sfumature. A dominare il gusto collettivo è dunque la voglia di osare che ritorna dopo 2 anni di pandemia, permeando anche outfit colorati da nuance più classiche. Sono moltissimi infatti gli stilisti che per questa stagione giocano con il nude look, dalla lingerie a vista in casa Versace e Gucci, alla prima collaborazione con Adidas, alle tute in trasparenza proposte da Fendi, passando per le eco-pellicce di Sport Max e le uniformi pensate da Alessandro Dell'Acqua per Numero 21. Presente sulle passerelle di Dior, Burberry, Fendi e altri, il grigio, nella sua variante ardesia, è un'aggiunta sofisticata per abiti sottovesti e bustier senza spalline. La raffinatezza di questa tonalità, intermedia, la rende declinabile in diversi stili, permettendo interessanti mix di tessuti e sfumature. In abbinamento al denim, che non passa mai di moda, ci sono i colori caldi che si ispirano alla terra. Approcciarsi alla tendenza brown oggi non è difficile, basti pensare alla vastissima gamma di tonalità in cui è declinata. Dalle nuance più scure testa di moro o cacao, come quelle proposte da Loewe e Acne Studio, alle sfumature sabbia di Max Mara che diventano sinonimo di chic. Chic come il nero, che anche in questa stagione si conferma il colore dell'eleganza, più o meno secondo quasi tutte le maison, perché, come diceva Karl Lagerfeld, non si è mai troppo vestiti o poco vestiti quando si indossa un bell'abito nero. Glitter, effetti olografici e colori sgargianti sono protagonisti del beauty look di questa stagione, che incarna quella voglia di spensieratezza e luminosità che tanto spopola sui social network. A partire dall'eyeliner, l'alleato per chi cerca di riprodurre quello sguardo allungato tipico dei filtri Instagram e TikTok, come quello visto sulle passerelle di Roberto Cavalli e Sport Max.
Alle labbra è riservato un tocco di rosso intenso, quasi fuoco, come quello avvistato sulle passerelle di Milano e Parigi da Elisabetta Franchi a Dior, che per l'occasione ha lanciato una nuova linea di rossetti no transfer. L'ombretto invece, laddove non è glitterato, si tinge di nuance pastello, soprattutto tra le ragazze della Gen Z. Complice forse l'annuncio del film dedicato a Barbie e interpretato da una coloratissima Margot Robbie, che ha scatenato la tendenza già soprannominata Barbiecore. Palpebre colorate affiancate da illuminanti che rendono gli zigomi glowy e labbra rigorosamente glossate. Il nude look non passa mai di moda, a dettar legge in questa tendenza è come sempre il club delle Kardashian, che amanti sfegatate del contouring lo ripropongono in ogni stagione. Può un colore diventare identificativo di un marchio? Abbattere i confini tra maschile e femminile trasformando una collezione di moda in un potente messaggio? Secondo Pierpaolo Piccioli, assolutamente sì. Da quando lo scorso marzo, in occasione della presentazione della collezione autunno-inverno, ha tinto di PP Pink, la nuova tonalità creata in collaborazione con il Pantone Color Institute, la sua passerella e le vie circostanti alle Carreaux du Temple a Parigi, abbandonando di fatto il rosso, colore che da sempre aveva caratterizzato la maison. Con il défilé monocromatico, il direttore di Valentino non solo sfrutta il potere del colore come già in passato fecero altri brand, basti pensare all'arancione di Hermès o al verde di Bottega Veneta, ma anche ridefinisce le caratteristiche della propria community per lanciare un messaggio potente ed inaugurare una nuova era, dove non ha più senso distinguere tra look maschili e femminili, in cui possono, oltre i generi, emergere le persone. Così, seguendo questa monocromia forte ed audace, dolce e sexy, Pierpaolo Piccioli, tra silhouette tagliate con il coltello, tessuti ricamati e un rigore simile a quello di una sfilata di haute couture, ha trasformato il suo show in un movimento di resistenza nei confronti della drammaticità della nostra epoca, che, lasciatasi alle spalle la crisi sanitaria globale, è scossa dal conflitto russo-ucraino. E lo fa riportando in vita le nuance di un mondo fanciullesco, innocente e allegro. Protagonisti della collezione, che proprio in questi mesi è in esposizione a Doha insieme all'eredità artistica del fondatore della Maison, la supermodella e attrice Zendaya e il cantante cinese Lake Sang. Una scelta per nulla casuale che conferma la volontà di Pierpaolo Piccioli di uscire dagli schemi, così come dai confini fisici della passerella, per andare letteralmente incontro alla gente, portando sulla strada una moda sempre più inclusiva e rivoluzionaria, capace di farci sentire tutti parte di una comunità, la nostra.